Quindi la Pugna Pugia è per ravvivare la casa. Lo spazio nella casa dovrebbe diventare vivo. E ora si è scoperto che uccide anche certi tipi di batteri nell'aria e anche sulle superfici. Questa è una parte molto importante, sai, dell'allontanare le infezioni e cose simili. Nella cultura indiana c'è tutta un'attenzione alla forma e alla dimensione della stanza in cui vivi. Perché la forma e la dimensione della stanza, in qualche modo, se non è fortemente ventilata, quando dico fortemente ventilata, da entrambi i lati, due pareti sono aperte, accade. Allora sembra quasi come all'aperto. Quello è diverso. La maggior parte delle case non sono fatte così. Quindi, forme e dimensioni diverse creano diversi tipi di strutture energetiche. Queste strutture energetiche possono, se diventano molto forti, possono determinare il tuo stato psicologico ed emotivo, che può essere favorevole o può diventare un ostacolo per chi vuoi essere. Quindi, certe sostanze, come il sandalo in India, c'è una cosa chiamata Sambrani, che è una cosa molto potente e viene usata anche quando le persone sono malate. La prima cosa che fanno è questa. E ora si è scoperto che uccide anche certi tipi di batteri nell'aria e anche sulle superfici. Quindi, specialmente se c'è un malato in casa, Sambrani dappertutto. Questo ha un forte impatto sull'atmosfera. Non è necessariamente un profumo. È un tipo di cosa diversa che chiarifica l'aria. Semplicemente fa sì che l'atmosfera sembri più viva. Fondamentalmente, qualsiasi siano le strutture che ci sono, farà sì che l'interno assomigli all'aperto. Solo un po' di Sambrani in casa farà sì che anche se sei all'interno, la sensazione è di stare all'aperto, perché è uno spazio non strutturato. Specialmente se una morte accade nella famiglia, del Sambrani viene bruciato per 11-12 giorni, perché vogliono pulire quell'aria completamente. L'incenso ha un certo impatto, ma non esagerare. Lo si può usare in modo sensato. Ma oggigiorno l'incenso viene fatto con sostanze chimiche. È meglio che non bruci quelle cose. È molto, molto importante prima. Hai abbastanza sostanze chimiche che accadono in strada, nell'industria, sul pavimento della fabbrica dove magari lavori. Ovunque ci sono abbastanza sostanze chimiche in giro, almeno all'interno della tua casa. Non bruciare incensi fatti chimicamente, perché penso che quasi il 70-80% di quello che è disponibile sul mercato oggi è chimico. Devi controllarlo prima di bruciarlo. È molto, molto importante, perché nei locali chiusi, se bruci sostanze chimiche, l'impatto negativo di questo è molto, molto grande. Quindi deve essere resina naturale, o certi altri oli, oli essenziali, cose che possono fare la differenza. Una leggera differenza. Se ti serve quel tipo di differenza, aiuta decisamente. Generalmente, nella cultura yogica, nelle scienze yogiche, osserviamo la vita come una composizione di 5 elementi di base. Terra, fuoco, acqua, vento e spazio. In questo, il fuoco è un aspetto molto importante nella creazione di questa vita. Quindi il fuoco è visto come un elemento significativo che fa accadere la vita. Non è l'unica cosa. Tutti e cinque sono importanti. Ma quando si tratta di allontanare delle cose, il fuoco è sempre molto importante. Quindi questo fa parte di ciò. Ogni giorno nella tua vita
devi accendere una lampada a olio e stare alla sua presenza per un po', perché allontanerà molte cose, purificherà molte cose per il tuo sistema. Questa è una parte molto importante dell'allontanare infezioni e cose del genere. Se è per via aerea, specialmente se è per via aerea, avere del fuoco intorno a te aiuterà. Deve esserci un qualche tipo di lampada che brucia intorno a te, da qualche parte vicino. Questo farà meraviglie per te. Per favore, sperimenta e vedrai. Se dormi, se riesci a trovare un posto sicuro nella tua stanza dove una piccola lampada a olio brucia, vedrai, farà molta differenza per te. Semplicemente stare in presenza di quel fuoco fa una grande differenza. La scienza dello yoga lo stabilisce chiaramente e lo sappiamo dalla nostra esperienza. Avere un piccolo elemento di fuoco sotto forma di lampada accesa vicino a te, vedrai, specialmente quando non stai bene fisicamente, è molto, molto importante averlo. Sai cos'è Punya? Ciò che è chiamato Punya e Papa, sfortunatamente queste cose sono state alquanto male interpretate nel tempo. Punya, Papa, significa quel tipo di azioni, azioni che ti buttano giù, azioni che aumentano l'effervescenza della vita dentro di te o azioni che ti portano verso l'inerzia della vita. La puja Punya è per ravvivare la casa. Lo spazio nella casa dovrebbe diventare vivo. Se hai vissuto in modo tale nella tua casa, che in ogni momento sei attivo con amore e luce dentro di te, allora nessuna puja punya sarà necessaria. Ma oggi avete costruito case che sono così grandi. È molto difficile renderle vive semplicemente vivendoci. Se avessi una casa di una stanza e vivessi in un grande senso di amore e gioia, puoi facilmente mantenerla molto viva. Ma oggi la tua casa ha 10-15 locali. È molto difficile per qualsiasi essere umano mantenerla viva. Se una volta ogni tanto non la ravvivi, lentamente, se entri in certe zone di casa tua, vedrai, sembra una bara. Quindi, puja punya una volta ogni tanto, almeno una volta all'anno, lo illuminerà. Cioè hai uno spazio vivo intorno a te e ti sostiene. Così la puja punya è un modo di consacrare la tua casa, tutta la casa, ogni sua parte, così che ci sia un certo senso di vitalità ed energia.